noi veniamo con Ultras, sempre sempre mass, se io dico fo, voi tutti dite gli ass, fo, gli ass, fo, gli ass, e dai è così. Per calcolare la linea del tempo, l'unità di misura è l'attimo, e a pensarlo sembrerebbe pochissimo, figurati poi in questo contesto galattico, e le bugie hanno la mente piccola, le gambe non c'entrano ma sono un pericolo. A ricordarsi quanto è stato fantastico quell'attimo solo, ci vorrebbe un secolo. Noi volevamo volare, non respiriamo neanche sott'acqua. Noi volevamo le ali e ci sono cresciute le braccia. E non ci sta mai bene niente, continuiamo a perderci in questa città. Quando in cooperativa abbiamo pensato ad un nuovo progetto di musica e street art, siamo partiti dall'idea di evocare la felicità e la bellezza, di creare qualcosa di straordinario. Come un antidoto alla solitudine, alla vita quotidiana, alla fatica della gente. Aprire le case, fare uscire le persone, incontrarle. E quasi subito ci siamo accorti che il progetto funzionava. Le case piano piano si sono aperte e le persone sono venute fuori. La creatività ha reso più facile incontrarsi, conoscersi. Man mano che cominciavamo a colorare le pareti, ci siamo resi conto di quanti sogni, quanti desideri, quante relazioni umane erano contenute in quei palazzi. Le spugne galleggiano un po', assorbono, assorbono, ma tutto ciò che assorbo affonda e io affonderò. Prendo un po' di calma, voglio stare a galla, come quella volta alla porta di Ramallah. Ho chiuso gli occhi, ho aperto il mio cuore, perché ogni giorno qualche cosa nasce, qualche cosa muore. E porto con me un dolore che viene da lontano, lontano, è un richiamo. Le spugne galleggiano un po', assorbono, assorbono, ma tutto ciò che assorbo affonda e io affonderò. Prendo un po' di calma, voglio stare a galla, come quella volta alla porta di Ramallah. Ho chiuso gli occhi, ho aperto il mio cuore, perché ogni giorno qualche cosa nasce, qualche cosa muore. E porto con me un dolore che viene da lontano, lontano, è un richiamo. Io tornavo a casa già distrutto, ripensavo a tutto, canticchiavo il brutto, il bello, il brutto, elaboravo il lutto di quello che ora è andato e quello che ho perduto. Perché non siamo niente, io sono un sopravvissuto, ma il cuore va, il cervello va, vanno i nervi e i muscoli. Siamo così forti, fragili e minuscoli, e non importa se avrò vinto o perso, io sono diverso, accendo il fuoco e resto loco, anche se scherzo e qualcosa dentro è morto e prende lo sconforto. Il sogno è già finito ed era così corto. Dove volevo andare, cosa volevo fare, dovevo perderlo il mio sguardo e poi dimenticare, ma resta ancora qui, tra l'esplosione e il fumo. Se non la faccio io sta strada, non la fa nessuno. È un pezzettino, è vera, è mia poesia in questa città. Ci manca molta fantasia per sopportare la realtà. Quando un progetto funziona, tutte le persone coinvolte imparano qualcosa, scambiano esperienze, si contaminano e scoprono nuovi modi di comunicare. È un po' come l'arte. Quando riesce ad essere autentica, produce cambiamento, bellezza, complessità, ricchezza. È in grado di migliorarci la vita e di curare le ferite. L'invito che abbiamo rivolto a tutti gli artisti, che siano musicisti o street artist, è stato quello di creare insieme a noi un progetto collettivo che raccontasse quest'epoca, che potesse segnalarne via d'uscita, ma soprattutto ci riportasse a un'umanità sempre più necessaria.
Oggi ho letto un post di Facebook della cooperativa Folias che ha descritto in maniera proprio perfetta quello che io ho percepito in questi giorni attraverso la citazione delle parole che ha detto questo ragazzo che è il più giovane che ha partecipato al laboratorio, cioè sento il peso del mondo anche se c'è una famiglia felice, sono fortunato, sento il peso del mondo, la schiettezza, la chiarezza con la quale le persone con incontrato qua hanno affrontato quella discussione in questi giorni mi ha dato un sacco di coraggio e mi ha dato una sensazione che non ci dobbiamo preoccupare troppo delle cose brutte che vediamo intorno, perché in realtà se tu vai in periferia, se vai dalla gente vera, troverai sempre oro e idee e cose bellissime. Se non vendi poi la compri, oppure sei un bambino e ti nascondi, ma io no, non ci sto, non faccio quello che mi dice, continuo solo per la mia con ogni cicatrice, una sirena canta. Se effettivamente ti piace farlo, ok, se ti piace passare del tempo a scrivere le canzoni, prima o poi qualcosa succede. Stringimi forte la cravatta al collo, amore, che questa volta non ho proprio voglia di respirare, tanto meno di parlarti come le persone adulte, anche se penso ormai di farne parte sempre. Prima di tornare a casa il mio amor proprio lo ripongo nelle buste della spesa, tu da bravo marinaio che sciogli il mio dingolo della vita. Sai che aspettare sveglia ormai non serve a niente. Abbiamo raccolto tantissime storie. Dario ci ha raccontato la sua crisi psichiatrica in ospedale, la sua dipendenza alla cocaina, la sua voglia di farcela. Abbiamo conosciuto Sega, che viene dal Mali e oggi fa il pasticcere. Ci ha raccontato di come ha sconfitto il mare per arrivare sino a qui. Poi Daniela ci ha parlato della sua vita dignitosa, del duro lavoro che conduce da sola e con la figlia. In queste settimane così intense, molti passanti e abitanti del quartiere si sono sentiti in diritto di dire la propria. Alcuni sulle prime sembravano contrari, diffidenti, ma poi i cuori si sono aperti e si è volato alto. Una signora ha provato a insistere. Ci voleva lasciare il suo piccolo contributo alle spese. Un'altra ci ha invitato a casa sua a prendere un caffè. E Paolino, che vive qui da quando è nato, oggi dalla sua finestra per la prima volta ha fotografato con orgoglio la sua strada. Secondo me la cosa più importante di questo progetto è che siamo riusciti un po' a creare un gruppo, un lavoro collettivo ma unico.
Aiutati dal bel tempo e da un magnifico cielo settembrino, ci siamo resi conto che ci si può prendere cura degli altri e del proprio quartiere senza tante parole. L'arte apre le case, è terapeutica. E il lavoro sociale, che già sa accogliere e orientare le persone, grazie alla creatività, trova nuove forme d'espressione e probabilmente anche nuova leggerezza. Questo incontro tra arte e sociale ci dimostra che i desideri e i progetti di vita delle persone non possono essere separati, sono una cosa sola. Sono quell'energia che ci fa vivere pienamente e fa muovere il mondo. Non faccio sport.